Un vasto incendio in un'area boschiva della provincia di Arezzo si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri. Le squadre dell'antincendio boschivo della regione Toscana sono ancora sul posto. L'incendio si è sviluppato dalle 15.30 di ieri a Palazzo del Pero, nella zona boschiva che si trova in località Bivignano, nel comune di Arezzo. Le fiamme, alimentate dal secco della vegetazione, dalle temperature che hanno sfiorato i 40 gradi e dal vento, hanno interessato circa 6 ettari di vegetazione. L'unica abitazione è stata protetta dai vigili del fuoco di Arezzo. Sul posto, squadre a terra dell'intero sistema antincendi boschivi della regione Toscana e 2 elicotteri. Le cause sono in corso d'accertamento, anche per competenza per quanto riguarda i carabinieri forestali. C'era una tagliata in corso, quindi le operazioni sia di spegnimento che ora attualmente sono in bonifica sono state abbastanza difficili per il fatto che c'era molto combustibile a terra, vegetale, quindi che ha creato parecchi braceri ardenti che hanno preso fuoco e che dureranno magari anche durante la giornata. Però attualmente l'incendio, come si dice tecnicamente, è fermo. La notte è stata altrettanto impegnativa, con alcuni focolai che hanno ripreso vigore e adesso la zona rimarrà presidiata. Diciamo, anche se l'umidità notturna ha aiutato molto a tenerli bassi, però si vedeva benissimo nel buio, per contrasto, queste fiammelle che ogni tanto si riaccendevano. Basta un alito di vento come quello di adesso e riparte. Non è così difficile che magari un tizzone grosso, un pezzo di tronco, si stacchi e ruzzoli giù e vada oltre l'area bonificata. Quindi di fatto come mettere una nuova fiamma in una zona non bruciata. Per quello, almeno per tutt'oggi, verrà garantito un presidio da parte del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, con personale tecnico delle amministrazioni e delle associazioni di volontariato, almeno fino a stasera. E mentre la nostra troupe si trova sul posto, arriva un'altra segnalazione ai vigili del fuoco di Arezzo, che devono correre verso l'Alpe di Poti, un'altra zona della montagna aretina dove si sta sviluppando un altro incendio. C'è un po' di fiamma attiva su questo fianco destro, la testa è ferma, l'elicottero ora sgancia sul fianco destro anche lui. Se buttate sul tubo il 10 minuti si ferma. Sul posto si sono portati subito i vigili del fuoco di Arezzo e volontari della racchetta con 3 squadre, i carabinieri forestali e una squadra dei volontari della VAB. Arrivato anche un elicottero con il cestello a gettare acqua. Attenzione, elicottero sgancia, attenzione, elicottero sgancia. Sarà un'estate difficile se dovesse perdurare questo stato di siccità. I vigili del fuoco dunque raccomandano a tutti i cittadini di porre grande attenzione al rispetto delle normative vigenti. E la siccità l'abbiamo vista tutta, è secco. Questa settimana le previsioni del tempo mettono temperature alte e vento. Va da sé, oltre a essere vietato della normativa, va da sé che in questo momento è sconsigliato accendere qualsiasi fuoco o fare qualsiasi lavorazione suscettibile di creare fiamme o scintille.